Il Parlamento europeo ha bocciato ACTA, come lo aveva fatto nelle commissioni istruttorie, ora lo ha fatto nell'Assemblea in plenaria. E perché ha bocciato ACTA, che è un trattato, un accordo internazionale? Perché questo che riguarda forse la contraffazione dei prodotti e anche la cosiddetta pirateria. Perché l'ha bocciato? Perché si è creato nel mondo un movimento enorme, di una quantità enorme di persone che si sono opposte sospettando che fosse questo un sistema per ridurre l'accesso alla rete, l'accesso al web, a internet, e quindi per controllare questo accesso, forse persino per controllare i dati personali. Sono tutti sospetti che non sempre sono dimostrati, ma che hanno una validità che è rappresentata dal fatto che coloro che lo hanno promosso, cioè gli stati che l'hanno promosso insieme alla Commissione europea, hanno messo insieme due fenomeni. Un fenomeno che è la contraffazione dei prodotti, da quelli noti che vengono spesso dalla Cina o da altri paesi, persino fino ai medicinali, sembra. E questo è un crimine, è un reato che va perseguito con la massima energia. Noi non possiamo tollerare che siano contraffatti i prodotti, perché fanno un danno alla salute, fanno un danno ai consumatori, fanno un danno agli stessi produttori onesti dei loro propri prodotti e così via. La pirateria, o meglio, le varie forme attraverso le quali oggi molti bambini, molti ragazzi, anche altre persone, per sentirsi una musica, per vedersi un film, scaricano su internet un prodotto, ma per proprio personale consumo, non per metterlo in giro commercialmente e rivenderselo, per proprio personale consumo, probabilmente realizzano, pongono in essere una illegalità, ma non c'ha niente a che fare con le forme di delinquenza che sono rappresentate dalla contraffazione o altro. Qual è la ragione per cui questo è un errore grave? Perché in questo modo si è voluto aggirare il lavoro del Parlamento europeo e di alcuni stati che lo stanno facendo sul serio, che riguarda la revisione completa del diritto d'autore. Che cos'è il diritto d'autore? È il diritto che hanno i produttori di cultura o artisti o intellettuali vari, ai vari livelli, di avere remunerata la propria opera vendendola in qualche modo. Ecco, quando prima non c'era internet e quindi la vendita veniva per i libri in una libreria, per i film in una sala di film, per la musica in una zona di concerto, eccetera, il mercato era ridotto, era di un numero limitato di persone. Con i dischi forse ha cominciato e con la radio ad estendersi, con lo web, con internet è diventata una cosa enorme, si sono moltiplicati per milioni le possibilità di vendita e anche di accesso. Allora qui sono due problemi in cui uno confligge con l'altro. Uno è che più si riesce ad aumentare l'accesso, più si diffonde la cultura e quindi c'è una promozione culturale della società, che è un fatto importante. E l'altro prodotto è che anche, all'altro fenomeno è che anche il produttore non sta vendendo 100 libri o 1000 libri, ma sta vendendo milioni di libri talvolta, oppure milioni di occasioni di ascolto o di possibilità di vedere immagini, film, eccetera. Quindi è tutto cambiato e i difensori del diritto d'autore, soprattutto le società di gestione che gestiscono, come può essere in Italia la società di autori editori, eccetera, non hanno favorito il cambiamento dell'impianto sia giuridico sia istituzionale di tutto questo, ed è nata una contrapposizione fra le società di gestione e in parte alcune organizzazioni degli autori contro coloro che hanno un accesso così anche un po' garibaldino a internet. Ecco, allora, questo trattato internazionale si è messo in mezzo a tutta la discussione, la polemica, anche al lavoro proficuo di cambiamento del diritto d'autore,
e ha determinato un movimento di opposizione di proporzioni gigantesche. Il Parlamento lo ha bollato, ha detto non può andare avanti. Lo schieramento politico è stato amplissimo, soltanto le forze cosiddette popolari, cioè del Partito Popolare Europeo, che corrisponde al centrodestra in Italia, lo hanno difeso, ma sono rimaste isolatissime. Noi salutiamo politicamente questo fatto, il gruppo socialista democratico è stato molto netto su questo. Adesso finalmente che ACTA è stata messa da parte, noi potremo continuare a lavorare per riformare il diritto d'autore, per difendere legittimamente da un lato l'accesso legale a bassissimo prezzo alle opere che si trovano su internet e dall'altro la remunerazione legittima degli artisti, dei creativi, dei creatori, dei lavoratori dell'intelletto che appunto producono legittimamente le loro opere.